Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sandro Giuli, ricordo che diciamo parliamo stasera di questo tema, siamo partiti da questo argomento anche perché in realtà in Italia Putin vanta alcuni amici fidati anche nella politica, no? Ricordatevi che nel weekend delle dichiarazioni di Berlusconi hanno fatto molto discutere anche all'interno di Forza Italia, perché Berlusconi ha detto l'Europa deve far raccogliere agli ucraini le domande di Putin e quindi si è scatenato un putiferio. Ma Giuli, che cosa non ti convinceva? Io in realtà sono d'accordo con Floris sul discorso relativo al fatto che tutti devono avere diritto di parola e devono essere affrontati. Obietto però che una verità debole viene sconfitta da una bugia forte. Ora Floris, come tanti altri, si difende bene da solo e sa amministrare il dibattito, però è importante che ciascuno di noi che fa questo mestiere nel mondo dell'informazione sappia che esiste la disinformazione, quindi far parlare persone che sono portavoce della propaganda di uno Stato che Floris ha definito nemico impone poi a chi dirige le redini del discorso di essere ben fermo, ben saldo e saper contrapporre. Perché mi verrebbe da dire che sarebbero i fondamentali del nostro mestiere. Questo è diverso, cioè, mi permetto bisogna di saper fare il giornalista. Sì, la bisogna saperlo fare. La, la verità da sola non ce la fa. Non è vero che la libertà vince da sola, la libertà va sostenuta. Dopodiché, visto che mi interrogavi su Berlusconi, io ritengo che sia stata un'uscita infelice, ma probabilmente Berlusconi, che notoriamente è uomo di pace, non è un uomo aggressivo, non è un uomo violento, pensa realmente, sbagliando, che si debba arrivare a una pace purché sia. E quindi non è soltanto però una gaffa. Però è anche molto amico di Putin Berlusconi, no? Cioè... lo è stato, non so se lo sia ancora, forse lo sì. Lo è stato, si è detto molto deluso, prima di questa uscita nel fine settimana si era detto deluso dall'atteggiamento dall'atteggiamento dall'invasione dell'Ucraina. Quindi Berlusconi dopo più di due mesi ha detto questa cosa, ha taciuto per due mesi. Anche perché Putin non lo prendeva più al telefono. È questo il punto. Io credo che Berlusconi abbia realmente tentato di tornare minimamente protagonista nel discorso pubblico europeo per ritagliarsi un ruolo di mediatore di pace, perché Berlusconi la pace vuole, come tutti noi, la vuole a modo suo naturalmente, che non equivale al modo di tutti. Però chiedo scusa, l'uscita del fine settimana indubbiamente è stata infelice.